vediamo come sono stati organizzati i dati, visto che sono stati parecchi dati, sono stati forniti da questo atlante, e fin dall'inizio avevamo anche cercato di sforzare i rilevatori per comunicare anche gli ambienti, perché è importante verificare anche nel tempo se ci sono dei cambiamenti nell'uso dell'ambiente da parte degli uccelli. Per far questo si è organizzato con questo schema un po' forse complesso di software, che tra l'altro è tutto software libero e open source, cioè a codice aperto, quindi posso scaricarli da internet sia il software vero e proprio ma anche il codice sorgente, che permette di organizzare in maniera anche database anche complessi in maniera interagibile, diciamo, tra software. In particolare il rilevatore ci forniva i dati anche tramite Excel, che non è open source, ma comunque con LibreOffice, che ha questa scheda qua, e con una localizzazione. La localizzazione veniva inserita in QGIS come questi punti, questi sono questi punti rossi. In questo caso, ad esempio, è una scheda vera, che è una scheda che è arrivata, e il rilevatore aveva fatto questo percorso fino al lago. E quindi, diciamo, venivano inseriti due punti di localizzazione del percorso effettuato, e in più venivano inseriti tutti i dati, quindi le specie rilevate, i codici di identificazione che ha spiegato prima Enrico, e gli ambienti, l'altitudine di rilevamento. Il tutto veniva trasferito tramite questo, che è il software centrale, che è un database abbastanza complesso, che è PostgreSQL, che ha un'estensione spaziale, cioè che utilizza i dati geografici, che si chiama PostGIS, e tramite due software GIS, che sono QGIS e GRASS, venivano analizzati i dati e trasmessi poi per un'analisi statistica a R. Questo è, diciamo, lo schema del rilevamento. In più, alcuni venivano trasferiti poi in MySQL, che è invece il software che è sul sito di ornitobg.it. Cosa ci siamo accorti? Come capita normalmente in questi rilevamenti, per quanto ogni anno si facessero delle serate per indirizzare, diciamo, il rilevamento per le zone più aperte, per cercare di mettere di coprire, diciamo, uniformemente il territorio, questo non succedeva, e si è verificato quello che si chiama un sampling bias, cioè un campionamento non uniforme. Per farvi un esempio, noi quattro che siamo i curatori del libro, due si chiamano Roberto, due si chiamano Enrico. Questo è un sampling bias per quel che riguarda i nomi, perché se uno dovesse fare delle estrapolazioni dei nomi, direbbe che il gruppo ornitologico bergamasco è formato solo da Roberti e da Enrico, cosa che ovviamente non è vero. Quindi come si corregge in questo caso? E vi faccio vedere un esempio, vado avanti un attimo. Questa è la distribuzione del pettirosso. Se guardate le barrettine gialle, sono la distribuzione dell'altitudinale del pettirosso in base a quello che è inserito nel database. Come vedete, l'altitudine 250-500, questa barrettina qua, è molto elevata. Ma perché? Perché la zona attorno a Bergamo, comunque la zona da dove sono arrivati i più dati. Se avessimo messo nell'Atlante questi dati, avremmo sbagliato, diciamo, non identificato correttamente l'uso del territorio da parte del pettirosso. Allora, come è stato fatto? Allora, avendo le localizzazioni, abbiamo esploso praticamente i dati con una nuvola di punti scelti casualmente dal computer, questo l'ha fatto PostGIS, e tramite GRASS li abbiamo assegnati alle altitudini e, diciamo, dati ambientali corretti, che sono identificati in questi punti. Sono questi punti che vedete, gialli, arancioni e così via. Dopodiché, con una procedura automatizzata complessa, abbiamo fatto scegliere al computer quelli che corrispondevano esattamente a quello che il rilevatore ha segnalato. In questo caso vedete che questa, qui c'era una nocciolaia, un picco muraiolo, un fanello, un colbianco e un merlo acquaiolo, sono stati messi esattamente, questa è la procedura comunque a vari livelli di precisione, comunque la nocciolaia è stata messa qui dove c'era presente il bosco con queste rivolto a sud e a questa altitudine, il fanello è stato messo qua, il picchio muraiolo qua, il colbianco era stato nell'altitudine più in alto, data più in alto, così come il merlo acquaiolo.
Quindi abbiamo avuto 5 dataset, erano 2 milioni e passa di punti, che sono stati riselezionati in maniera da metterli nel posto, diciamo, nel posto giusto in base a quello che era, aveva rilevato il rilevatore. Dopodiché, l'ultimo passaggio, abbiamo ricampionato per 20 volte ognuno di questi dataset in maniera da ricostruire esattamente la distribuzione altitudinale o degli ambienti della provincia di Bergamo, in modo che l'estrazione casuale non influenzasse la scelta, non fosse influenzata dalla scelta del rilevatore. Qual è il risultato? Lo vedete qua, questo qui è il risultato per il Petti Rosso. Mentre, come dicevo prima, l'altitudine 250-500 metri era sovracampionata, adesso la distribuzione del Petti Rosso risulta molto, vedete che è molto più lineare, e comunque risulta che l'ambiente preferito è quello più dal 750 metri in su e non quello della pianura, dove effettivamente il Petti Rosso non c'è. Cioè non c'è, è comunque meno presente. La stessa cosa abbiamo fatto anche per gli ambienti, in più avendo poi la localizzazione corretta rispetto agli strati ambientali nel GIS, abbiamo potuto ricostruire tramite il software MaxEnt, una sorta che utilizza solo dati di presenza, la distribuzione potenziale della specie, questa qui di rossone, in cui chiede, identifica anche le zone dove è potenzialmente presente, anche se magari non è stato rilevato. Qui l'abbiamo cercato, perché sapevamo più o meno c'era, ma non è stato trovato. Comunque il software segnala comunque un ambiente presente, perché appunto è andato a campionarlo esattamente nelle localizzazioni di altitudine e di ambiente corretto, e senza sovracampionare rispetto a quello che ha fatto il rilevatore. Quindi che queste mappe comunque sono riportate, le mappe dei grafici ambientali sono per tutte le specie, quelle di potenzialità sono per alcune specie che vedremo dopo per identificare, che hanno cambiato essenzialmente, sono espansi o si sono ridotte negli anni. In ogni caso, per ogni specie rilevata abbiamo la mappa di distribuzione così com'è, diciamo, questa qui è sempre la mappa dell'allodolo, che mostra chiaramente come c'è la presenza in pianura e nelle zone, nei pascoli alpini, in particolare le praterie alpine. In più avete questi quattro grafici, che sono quelli degli ambienti, quelli dell'altitudine e quelli dell'esposizione, in cui vedete c'è questo nome che può sembrare strano, cioè il numero medio di dati per replica che c'è, è il numero medio del ricampionamento che è stato effettuato. Può sembrare strano, in alcuni casi ci sarà il numero medio uguale a zero, perché per le specie molto rare la maggior parte dei campioni non la selezionavano, e quindi il numero medio è zero, ma non è un errore, è perché è soltanto presente in alcuni di questi sottocampioni che sono stati fatti in maniera casuale. Però diciamo che questo ha permesso di correggere, anche qui vedete questa è sempre la lodola, in maniera abbastanza, che corregge, non è mai preciso, comunque in maniera un po' più corretta, diciamo, l'utilizzo dell'habitat da parte della lodola. In più abbiamo messo sempre per ogni specie, in base anche ai disegni che ha fatto sempre Simone, quali sono, per quel che riguarda la provincia di Bergamo, i principali fattori di minaccia specie da specie. Quindi diciamo c'è una descrizione un po' completa della specie rilevata durante l'intervallo di rilevamento dell'Atlante. Per fare il confronto con il passato abbiamo utilizzato ovviamente l'unico Atlante che c'è completo, che è quello di Brichetti Fasola, tra l'altro Brichetti è qui presente in sala, che negli anni 80, è stato pubblicato negli anni 90, ma rilevamento degli anni 80, è stato uno dei primi Atlanti di rilevamento, sempre identificanti, in Lombardia, anche in tutta Italia, e comunque questo è quello della Lombardia. In questo caso non avevamo i dati originali, per cui ci siamo basati per il confronto con leggendo i dati che erano riportati nelle varie schede, e dai dati bibliografici, usando gli intervalli altitudinali, abbiamo calcolato con un modello a punteggi, quindi molto semplice, tra 0 e 1, la distribuzione che era rilevata negli anni 80, con appunto anche varie layer GIS, che sono gli strati ambientali degli anni 80, in modo da vedere il confronto con quello che abbiamo rilevato quest'anno, in questi ultimi anni. C'è stata anche un'ulteriore riduzione, oltre a
quella fatta prima, in alcuni casi nelle specie che avevano più dati anche a livello di celle, per ridurre certe celle leggermente sovracampionate, per avere comunque appunto il modello definitivo. E qui adesso passiamo in rassegna quelle che sono i cambiamenti che sono avvenuti. Io in questa prima parte farò diciamo, i cambiamenti in aumento, cioè dove le specie sono aumentate, poi Roberto farà anche le altre in diminuzione. Una specie che ha subito dei grossi cambiamenti è l'Airone cenerino. Come vedete, questa è la mappa degli anni 90, non era praticamente presente in provincia di Bergamo. E come vedete la differenza negli anni è stata quasi esplosiva, è praticamente occupato di fondovalle diciamo, alpini tutta la provincia ad esclusione delle zone un po' più urbanizzate in pianura. Come vedete questa è una situazione, questi sono studi fatti dal professor Pasola dell'Università di Pavia, il collega di Bogliani. Che vedete come negli anni, questo è il nord Italia, si è partiti dagli anni 70 dove le gazzaie sono questi ambienti dove gli aironi nidificano, si è praticamente diffuso grazie sia alla protezione appunto di questi ambienti particolari che sono molto a rischio perché sono molto localizzati, sia anche in risposta ai cambiamenti climatici. Vedete che le medie invernali stanno aumentando e quindi sono correlate all'aumento all'edificazione dell'aironi cenerino. Questa gazzaia che è stata segnalata appunto da Usubelli dimostra quanto siano vulnerabili queste situazioni, perché queste nidificano su questa gazzaia solo su un unico albero. Se viene tagliato quest'albero scompare questa che è la gazzaia più numerosa della provincia di Bergamo. Un'altra specie che ha avuto un'esplosione numerica è la tortora dal collare. Vedete anche qui la situazione negli anni 90 dove era diffusa però in maniera non proprio così diciamo completa negli anni 90, come vedete anche in questi anni come è risalita anche nel fondovalle occupando alcune zone tipo l'altipiano di Grusone, molto proprio nel più pianeggiante, magari un po' più aperte come ambienti, ma comunque si è diffusa su tutta la provincia, sì, praticamente a parte le zone più elevate. Questa fa parte di un trend che negli anni è cresciuto, questo vedete partendo diciamo dalla Turchia, tanto è vero che nei tempi si chiamava tortora dal collare orientale, così era stata definita, perché essenzialmente era distribuita nella parte orientale dell'Europa. Pian pianino si è diffusa un po' in tutta l'Europa e quello che vediamo in provincia di Bergamo è un po' ancora il trend di questa specie. Che infatti adesso si chiama tortora dal collare senza più l'orientale perché ormai si è arrivata anche in occidente. Un'altra specie che invece di salire in montagna è scesa, questa è la rondine montana, e anche qui vedete negli anni 80-90 era diffusa essenzialmente solo nell'area alpina e prealpina. Diciamo in queste con la nostra pianta si è vista come se è scesa lungo i fondovalle occupando anche usando anche i fiumi, comunque utilizzando i ponti, e questo vedete diciamo schematizzare diciamo poi il cambio anche l'ampliamento di nicchia diciamo della rondine montana, che ha seguito un po' quello che ovviamente ha fatto anche le altre rondini, che dalle zone rupestri, che era l'habitat originale, pian pianino hanno occupato le cave, cosa che vengono fatte anche da altre specie rupestri, e pian pianino anche dei manufatti umani che assomigliano a quelli all'ambiente originale, cioè quindi i muri e le case, insomma, essenzialmente i centri abitati. Interessante notare che anche rispetto all'Atlante di Bergamo che abbiamo fatto, della città che abbiamo fatto negli anni passati, alcune specie sono tornate a vivere in città, diciamo, quindi possono essere sia il pasto solitario, anche questo è un animale che utilizza abiti rocciosi, quindi è andato a occupare zone come diciamo, le vecchie mura qui di Bergamo, il centro diciamo, storico di Bergamo.
così come il pellegrino, il rondone, che anche loro si trovano nell'habitat urbano, ambienti simili o abbastanza simili a quello rupestre, quindi anche favoriti magari dalle condizioni trofiche, vedi i piccioni che sono in città, così anche dalla tranquillità, diciamo, della città, nel senso che non vengono disturbati magari anche dalla caccia, quindi tendono a urbanizzarsi come anche altre specie. Quindi queste sono conferme di nuovo che c'erano nel passato e sono ritornate poi in questi anni. La nostra provincia poi è stata caratterizzata rispetto agli anni 80-90 da una estensione, un recupero del bosco, quindi tutte le specie boschive hanno avuto una grossa espansione, diversamente, diciamo, da quelle di prateria che hanno avuto invece una diminuzione, perché tutta una serie di ambienti di prateria si sono chiusi essenzialmente, quindi si sono più frammentati, diciamo, quindi comunque hanno avuto una diminuzione, di questo ne parlerà poi Roberto. Mentre i picchi, come vedete, erano praticamente inesistenti in provincia di Bergamo rispetto all'Atlante degli anni 80-90, ma questi non solo i picchi, ma anche tipo la cinciamora erano praticamente inesistenti, hanno avuto un'espansione non solo nella zona, soprattutto in questa zona centrale, che era, vedete che era un po' verso la provincia di Brescia, qualcosa ancora in cima, agli altri delle valli dove c'erano ancora un po' di boschi di conifere, ma era completamente scomparso nella zona centrale, diciamo in questi anni invece ha avuto, l'ha rioccupata completamente e si è espansa anche nei relitti boschi che ci sono lungo i fiumi, in particolare il Brembo, l'Oglio, in parte del Serio, e l'Oglio qua è il Brembo e l'Adda e il Serio. Come vedete, questa è una, dalle fotografie storiche degli anni dell'Ottocento si vede come i boschi erano, in certe zone erano completamente scomparsi perché appunto erano stati utilizzati dall'uomo, quindi per l'attività che aveva in montagna. Negli ultimi anni invece c'è stata una grossa rioccupazione del territorio da parte della superficie boscata. Questa è un'immagine degli anni 20 del Monte Sparavera, vedete qui come soprattutto questo è un roccolo di cattura, ovviamente adesso non è più funzionale, così si vede anche dall'altezza delle piante. Vedete però qua dietro quanto che era praticamente spoglio di alberi, tranne questi piccoli impluvi dove c'era qualcosa, come vedete come ha completamente ricoperto, ha rioccupato la zona, il bosco. Altre specie invece si sono espanse più forse per caratteristiche loro, nel senso che sono comunque animali molto adattabili e tendono a occupare gli habitat, diciamo, degli habitat vicini all'uomo, comunque dove le risorse trofiche sono molto ridotte. In particolare questi sono i corvidi. I corvidi sono animali intelligenti, riescono a occupare, comunque a sfruttare anche nicchie, come quelle dell'urbanizzato, comunque della zona dell'agricoltura intensiva, dove molte altre specie non trovano più da mangiare. Come vedete, uno dei corvidi che ha avuto una grossa espansione in pianura è la gazza, che non solo ha occupato tutta la pianura, ma sta cominciando anche lei, come abbiamo visto anche le altre specie prima, a penetrare nei fondovalle. Un'altra specie, la cornacchia grigia, che diciamo, sono caratterizzate da queste specie appunto generaliste e opportuniste, cioè sono specie che sono capaci di adattarsi e a trovare da mangiare, comunque sopravvivere anche in ambienti dove le altre specie più delicate scompaiono, perché non hanno questa capacità di adattamento, e, diciamo, sono forse le specie più umane, più simile a quello che fa l'uomo, che riesce ad adattarsi a tutta una serie di cambiamenti che ci sono nell'ambiente, sono più veloci perché sono più intelligenti. Altre specie che si sono espanse sono anche i rapaci, vediamo ad esempio il lodolaio, questa specie di falco, un piccolo falchettino, che
che cattura anche piccoli uccelli, insetti, grossi insetti tipo le libellule. Vedete che negli anni avanti era praticamente inesistente, anche nel resto della pianura, ci sono stati dati anche del resto della Lombardia, c'era pochissima roba, come si è invece espanso nel territorio planiziale, così come altre specie, come i superpredatori, sono comunque riuscite a mantenere un buon presidio sul territorio, nel senso che sono abbastanza diffuse comunque, pur essendo dei superpredatori, quindi hanno bisogno di una nicchia trofica abbastanza, come dire, abbastanza consistente, quindi è importante che queste specie siano comunque, soprattutto il gufo reale, che è una specie notturna, mentre l'aquila reale è un diurno, però vedete come in certi ambienti rimangono ancora specie che hanno ancora un buon presidio. Ovviamente non è che bisogna essere, non è abbassare la guardia, insomma, nel senso che comunque sono, essendo superpredatori, hanno sempre bisogno comunque di avere al di sotto, diciamo, una nicchia trofica abbastanza complessiva. Ok, adesso passiamo invece alle note dolenti, quindi a quelli che sono diminuiti nel tempo.